Buonasera da Onda TG nella sua versione in remoto. Apriamo con l'UTIC, cardiologia che getta il cuore oltre l'ostacolo. Quattro pazienti per due posti letto nella notte. Quindi, nonostante la grave carenza di personale, anche alla luce dei contagi, si sta facendo i salti mortali nel reparto. Peraltro, un reparto non di secondaria importanza, come potete capire, all'interno dell'ospedale. E ancora le bombole d'ossigeno con questa difficoltà a reperirle per la cura dei pazienti Covid a domicilio, non mandateci a casa, dicono i pazienti Covid agli operatori sanitari, quelli che invece hanno bisogno delle cure ospedaliere, proprio per la difficoltà a reperire l'ossigeno, tant'è che il Tribunale della Sanità ha presentato un esposto alla Regione per sollecitare tutti gli interventi del caso sulla problematica. Lo screening di massa nella provincia dell'Aquila, a Sulmona sarà attivato un nuovo drive-in, proprio questa mattina sono scattati i rilievi e i sopralluoghi e ancora il contratto alla firma tra l'ASL e la San Raffaele per questi 46 posti letto, mentre la situazione resta borderline annunziata, anche se ha preso forma il nuovo reparto Covid nell'ultimo piano, fermo restando il personale ancora da designare dopo l'ultimo ordine di servizio della ASL. Nell'ultima 24 ore ancora incontri remoto tra i vertici aziendali e i sindaci del centro Abruzzo. E poi il caso nazionale, proprio così, del funerale negato a una paziente Covid nella chiesa di Santa Maria della Tomba, una vicenda che è rimbalzata nella cronaca nazionale, una coppia di coniugi proprio morti a distanza di 5 giorni l'uno dall'altro, però il funerale è stato celebrato in altra chiesa. Fra poco scopriremo perché i servizi di oggi. Quattro pazienti per due posti letto. L'UTIC di Sulmona continua a fare salti mortali nonostante l'emergenza pandemica in atto che ha determinato una grave carenza di personale per via dei 14 contagi accertati nelle scorse settimane nell'unità operativa UTIC Cardiologia, responsabile compreso. Il personale, nonostante le disposizioni ASL che risalgono allo scorso venerdì, sta gettando il cuore oltre l'ostacolo. E di questa notte il caso dei quattro pazienti ricoverati, di cui due dimessi presso il proprio domicilio e due stabilizzati nelle postazioni a disposizione, come da ordine di servizio dei vertici ASL. Il classico esempio di come la richiesta di cura e diagnosi supera anche i protocolli. Al momento sono rientrate delle unità rispetto allo scorso venerdì. A Sulmona stanno quindi operando 9 infermieri professionali, la caposala, 2 operatori sociosanitari, mentre a Castel di Sangro di fatto risultano in queste ore in servizio 3 infermieri e un operatore sociosanitario. Nella giornata di oggi è stato svolto il secondo tampone su una parte dei 14 operatori contagiati. La speranza è che possano negativizzare a più presto. Il reparto di cardiologia è stato invece svuotato nelle scorse settimane, dietro sollecitazione del Tribunale della Sanità, che aveva presentato un'istanza alla ASL in attesa di riprendere l'attività ordinaria. Non rimandatemi a casa perché non so come fare con l'ossigeno. È quanto si sentono dire in quest'ultimo periodo gli operatori sanitari dell'ospedale di Sulmona all'atto delle dimissioni dei pazienti Covid, quelli cioè che possono proseguire la terapia domiciliare presso la propria abitazione. La difficoltà a reperire le bombole d'ossigeno coinvolge inevitabilmente anche l'ambiente ospedaliero, con tutta la pressione che sta bloccando il sistema. In taluni casi i sanitari si ritrovano quasi costretti a procrastinare le dimissioni proprio per assicurare l'ossigenoterapia e dar modo ai pazienti di procurarsi il macchinario, cosa non facile di questi tempi, e si accavallano così ricoveri prese in carico con tutte le conseguenze del caso. Anche per questo il Tribunale della Sanità ha presentato un esposto alla Regione Abruzzo, sollecitando tutti i provvedimenti del caso. Da giorni ricevo molte segnalazioni in merito alle difficoltà di trovare l'ossigeno necessario per il trattamento del malato Covid a domicilio. Tale situazione era stata già rappresentata al Presidente della Regione Abruzzo, ricorda la referente Katia Puglielli, spiegando che la situazione è diventata critica e certamente non trascurabile se si considera che i pazienti a domicilio non riescono a ottenere l'assistenza adeguata. Al fine di non aggravare la situazione dall'ospedale e soprattutto al fine di evitare il deterioramento delle condizioni di salute di un malato Covid a domicilio, ho segnalato alla Regione il problema, invitando la stessa ad attivarsi immediatamente per garantire la fornitura presso le farmacie. In alternativa, ho richiesto di valutare la possibilità di autorizzare le ditte specializzate ad effettuare le ricariche in favore di tutti coloro che sono già in possesso di bombole. Purtroppo
Poiché gli utenti non hanno un punto di riferimento, insisto affinché venga creata una unità di crisi territoriale per la gestione delle problematiche, conclude Puglielli dal Tribunale della Sanità. La problematica è stata più volte segnalata e non è di secondaria importanza, vista la pressione attuale sulle strutture ospedaliere. Un altro drive-in per lo screening di massa. Scattano i sopralluoghi per lo svolgimento dei tamponi rapidi sulla popolazione della provincia dell'Aquila, anche quella Peligna. Nella seduta del Comitato Ristretto dei Sindaci, convocata d'urgenza in remoto ieri pomeriggio in videoconferenza con i vertici regionali aziendali, Protezione Civile Regionale, rappresentanti delle professioni sanitarie e dell'ANCI regionale, è stato presentato il progetto da realizzare su tutta la provincia dell'Aquila di una massiva somministrazione a tutta la popolazione di tamponi brevi in tempi brevi per isolare velocemente i positivi asintomatici. I test non sono obbligatori, ma fortemente raccomandati per consentire di individuare, isolare focolai e circoscrivere i contagi. L'ASL 1 e la Regione sono impegnati a reperire personale sanitario che dovrà somministrare i test, mentre ai comuni è stato chiesto di fornire supporto logistico, personale amministrativo e informatico, servizi di connettività e comunicazione. Il sindaco di Sulmona, Anna Maria Casini. I sindaci sono sul campo e non faranno mancare il loro supporto per lo screening su tutta la popolazione di tamponi brevi, antigenici, organizzato, che sta in corso di organizzazione da parte della Regione e dall'ASL. A Sulmona è già allestito il drive-thru da parte dell'Arma dei Carabinieri e il COC ha avviato già da tempo un supporto al distretto e ai medici di base per allestirne altri punti per somministrare tamponi brevi. Anche l'ANA sta predisponendo un altro punto in collaborazione con il Comune, anche loro saranno pronti nei prossimi giorni. Questa iniziativa è molto importante perché proprio nel prendere coscienza del fatto che l'attività di tracciatura purtroppo è completamente saltata su tutta la provincia, si individua una strategia di screening a tappeto per individuare gli asintomatici positivi, incidendo proprio sul territorio per circoscrivere il contagio. Ho rappresentato come una priorità in questa attività è quella proprio delle scuole, per la quale dopo questa sperimentazione è necessario che si prosegua con un'attività periodica di tamponatura a livello preventivo, anche se la chiusura delle scuole in questo periodo resta la misura più opportuna. Ieri anche la riunione con i sindaci del territorio alla presenza dei vertici ASL, c'è da dire che ieri si è riaperto dopo tempo un dialogo e sui vari punti che i sindaci hanno chiesto ci sono state delle risposte puntuali, alcune soddisfacenti, in particolare quelle che riguardano l'ospedale, dove comunque siamo in attesa di verificare gli esiti e i risultati, meno sul territorio, dove ancora resta tutto da fare. Sarà siglato in queste ore il contratto tra la ASL e la San Raffaele per l'ala Covid da 46 posti letto nella struttura sanitaria. A darne notizia è stato il direttore generale della ASL 1 Roberto Testa nel corso del summit con i sindaci del centro Abruzzo sulla piattaforma da remoto. Il reparto Covid alla San Raffaele dovrebbe quindi entrare in funzione da mercoledì, mentre resta borderline la situazione all'ospedale dell'Annunziata con circa 20 pazienti che si trovano in attesa di ricovero, ovvero 9 nel vecchio pronto soccorso e altri 11 nel reparto Covid allestito all'ultimo piano del nuovo nosocomio. Un paziente della Valle Subequana è stato trasferito nell'ospedale gemello della Santissima Annunziata di Chieti, per cui il reparto Covid funge ancora da filtro, anche se la nuova struttura, che potrà contare su 23 posti letto, consente di attivare l'assistenza medica per i pazienti Covid per la somministrazione della terapia. L'ASL ha spiegato di aver diramato un ordine di servizio per reperire figure professionali per dare manforte a pronto soccorso nella presa in carico dei Covid, anche per la parte gestionale e burocratica, con l'inserimento in piattaforma per snellire il lavoro, rendere più facile l'accesso in pronto soccorso. Si tratta dei 4 medici tra chirurgia, medicina e oculistica che devono essere però ancora individuati dai rispettivi responsabili di reparto. Per questo si resta sospesi all'Annunziata, con la pressione sull'ospedale che è ancora alta, stando ai numeri, anche se l'ala Covid è entrata in funzione a pieno regime.
Nel corso dell'incontro è stato chiarito che la responsabilità dell'ala del terzo piano è della medicina, fatta eccezione per i pazienti gravi, mentre restano le criticità sugli ascensori e percorsi comuni che rischiano di ingenerare non poche criticità al sistema e alla diffusione del contagio. Entro fine mese saranno reperite altre figure dalle graduatorie per le specializzazioni. Quanto alla medicina territoriale, i vertici della ASL hanno spiegato di aver reperito i medici in base alle richieste del capo dipartimento dell'azienda, ma nell'area Peligna i rinforzi non sono ancora arrivati, vista l'evidente difficoltà nei tempi di tracciamento e gestione dei pazienti Covid. 2 ore di riunione, che ha visto sicuramente la disponibilità delle figure apicali della ASL nel confronto con i sindaci, anche se si stanno scontando ritardi su gestione e programmazione, perché la pandemia è una corsa contro il tempo, troppo finora se n'è perso. Intanto la curva dei contagi nelle ultime 24 ore ha fatto registrare un netto calo, ma si tratta di dati parziali per via del processo a scaglione dei tamponi nel fine settimana. Ieri sono stati registrati 19 nuovi casi Covid, tra cui 8 a Sulmona, 3 a Pettorano sul Gizio, 2 a Bugnara e Castel di Sangro, 1 a Castelvecchio Subequo, Anversa degli Abruzzi, Prezza e Corfinio. Al netto delle verifiche risultano 3 guariti a Prezza. Si scaldano invece i motori per lo screening di massa con la ASL che ha chiesto la collaborazione ai medici del territorio, ma tempi e modalità sono ancora da definire. È una ferita profonda che si aggiunge al nostro grande dolore. Sono le parole dei familiari della coppia di coniugi oltre ottantenni, morti nel giro di una settimana, non tanto per Covid, ma per mala sanità. Hanno vissuto una vita insieme, lei 81, lui 83 anni. A dividerli ci ha pensato il virus. Lei è stata ricoverata a Sulmona, mentre lui all'ospedale San Salvatore dell'Aquila. A riunirli è stata la morte nel giro di 7 giorni. Non solo un dramma nel dramma, ma anche rabbia e dolore per il funerale celebrato in altra chiesa. La vicenda è quella raccontata dalla cronaca nazionale. L'81enne apparteneva alla parrocchia di Santa Maria della Tomba. Il parroco Don Ramon Peralta, che non ha rilasciato alcuna dichiarazione alla nostra emittente, avrebbe dato la sua disponibilità per la benedizione al cimitero, pensando che fosse in vigore il protocollo del lockdown a pochi giorni dalla zona rossa, ma da quando si apprende sembrerebbe che il sacerdote ha preferito evitare la celebrazione delle esequie per preservare la sua comunità parrocchiale dal contagio da Covid-19, frequentata per lo più da persone anziane. Questa sarebbe stata la sua motivazione, che i familiari non hanno gradito perché non esiste disposizione alcuna che vieta il funerale per i fedeli morti con il Covid-19. La signora era una parte attiva della parrocchia, una persona sempre a modo, mai una parola fuori posto. Questa decisione è stata quindi una ferita immane che si andrà ad aggiungere al già grande dolore, spiegano i familiari, ancora scossi per la vicenda. Il rito funebre è stato officiato dal parroco della Basilica Cattedrale di San Panfilo, Don Domenico Villani, che ha celebrato ieri anche l'esequie dell'83enne, anche lui devoto, con fratello Lauretano. Ad onor del vero va ricordato che la morte dei coniugi, soprattutto quella dell'81enne, è legata al sistema di gestione dei pazienti Covid in ospedale. L'anziana per 5 giorni ha stazionato nel vecchio pronto soccorso prima di essere intubata e presa in carico dalla rianimazione dove è morta. Il fuoriprogramma del funerale non può far passare in secondo piano i decessi legati al sistema sanitario. Come pure va detto che al di là del caso di specie, la paura del contagio non è sempre sinonimo di prevenzione. A volte si può perdere l'umanità. Termina qui la prima parte di Onda Ticino e torniamo fra poco, come di consueto, con le nostre notizie. Sei alla ricerca di una soluzione compatta per il riscaldamento e la produzione di acqua calda? La nostra nuova Vitodens 200 è quello che fa per te. Di dimensioni compatte, è perfetta per gli appartamenti e le case di oggi. Vitodens è un sistema di riscaldamento costruito per durare. Il nostro scambiatore di calore è realizzato in acciaio inossidabile resistente a qualsiasi liquido e ha un'efficienza fino al 98% dell'energia prodotta. È autopulente e garantisce massima efficienza. Infine, ti permette di risparmiare. Richiedi un preventivo al partner per l'efficienza energetica Viessmann, Termoedil SNC, Fratelli Malvestuto di Sulmona. Prova il comfort e la tecnologia Viessmann.
Oggi siamo al Frantoio Terra Antica per parlare delle olive. Venite con me. Oggi parliamo della pianta di ulivo. La pianta di ulivo produce frutti che si chiamano olive. Dalle olive, con la molitura, si ottiene il succo di frutta, chiamato olio di oliva. L'olio è un succo di frutta che per l'uomo è un alimento completo, quindi non un comune condimento. Essendo un alimento essenziale, deve contenere requisiti di salubrità e componenti biologici che fanno bene alla salute. Vale a dire, bassa acidità, molti polifenoli antiossidanti e pochissimi perossidi. Quindi l'olio è il succo di frutta delle olive. Solo la lavorazione a freddo, con olive fresche appena colorate, senza acqua calda di processo, con una lavorazione rapida, senza permanenza all'aria, garantisce un buon olio extravergine. Una volta ottenuto un ottimo olio, va conservato in appositi contenitori, evitando il contatto con l'aria. Questa è Terra Antica e questo è il futuro. Salve, sono Vanessa Presutti, la titolare della Compios Service. La mia equipe è formata da operatori sanitari, medici, infermieri e fisioterapisti. Svolgiamo attività domiciliari e sono qui elencate, come potete vedere. Facciamo assistenza domiciliare a supporto con pazienti con ventilatore polmonare, assistenza ospedaliera diurna e notturna, collaborazioni domestiche per spese e servizi vari, prestazioni fisioterapiche e infermieristiche, servizio di trasporto domiciliare e, in collaborazione con l'associazione del Diadema, forniamo corsi di BLSD. La Compios Service mette a vostra disposizione un tempo della nostra giornata gratuitamente in questo periodo difficile per aiutare le persone anziane nelle mansioni giornaliere, come possono essere semplicemente un pagamento di bollette, una spesa o una semplice parola di conforto. Per qualsiasi informazione potete contattarmi al 329 24 45 009. Vanessa, grazie mille a tutti. Comodità innanzitutto e poi stile sopra e sotto. Qui ci vuole Paola. Paola abbigliamento e intimo uomo-donna. Dagli slip ai reggiseni, passando per le maglie, le calze e i pigiami. Ogni prodotto è garantito per qualità e prezzo conveniente. Le proposte per tutta la famiglia sono numerose, da quelle più classiche a quelle fantasia e tutte delle migliori firme. Sans Complex Paris, Alpina, Image, Boglietti, Philippe Matignon, Duplo e tante altre. Fidati dell'esperienza. Lasciati consigliare da chi è da oltre 30 anni nel settore. Paola Abbigliamento Intimo, Viale Costanza 1, Sulmona. Non si può farne senza. Professionista o dilettante, per la tua voglia di sport, c'è un nuovo store a Sulmona. Jump Sportswear and Shoes. Abbigliamento, scarpe e accessori per uomo, donna e bambino. Le nuove collezioni dei migliori brand. Adidas, Diadora, Fila, Yoma, Legea. Forniture per scuole e associazioni sportive. Seguici sui social per scoprire tutte le novità e le promozioni in corso. Per lo sport e il tempo libero, Jump Sportswear and Shoes. Facci un salto. Via Giovanni Panza 13, Sulmona. Da oltre 30 anni, crea e sviluppa soluzioni su misura per la tua casa. Approfitta degli incentivi Ecobonus 50% e Superbonus 110% per sostituire gli infissi della tua abitazione. Leader nella vendita e installazione di porte, finestre e blindati dei migliori marchi italiani come Garofoli, Fioretti e Schultz.
Ovidio Infissi, Viale Stazione Centrale 45 Sulmona. Telefono 0864 31303. ovidioinfissi.it. Ai supermercati Tigre di Raiano e Pratola. Pasta di semola De Cecco formato da 750 grammi, 1,13 euro. Marrone Italia, 3,99 euro al chilo. Olio extravergine Coricelli, 2,98 euro al litro. Provolone Auricchio Classico, 1,19 euro letto. Salsicce di suino produzione propria e petto di pollo intero a 5,99 euro al chilo. Acqua Sant'Anna naturale da 1,5 litri, 20 centesimi. Latte Bianca Bontà parzialmente scremato, 1 litro, 54 centesimi. Punto vendita di Raiano, orario continuato e domenica aperto ore 9:13. Supermercati Tigre, Raiano, strada statale 5 e Pratola Peligna, via Valle Madonna 51. Seconda parte di Onda Leggeri, partiamo dalla pista ciclopedonale perché sono stati aggiudicati i lavori proprio oggi dopo l'apertura delle buste, dopo le 5 offerte pervenute negli uffici comunali di Palazzo San Francesco. Un risultato importante secondo l'assessore Zavarella, visto che gli uffici continuano a lavorare in regime di smart working nell'emergenza pandemica in atto, quindi in questo momento di difficoltà. Vito Rito che piange il suo parroco, è proprio il caso di dirlo, Don Mario D'Abrizio che si è spento ieri sera all'età di 93 anni, ma 53 ne ha spesi proprio a servizio della comunità di Vito Rito. Chiamarlo sacerdote sarebbe riduttivo, anche un uomo della cultura e non solo. La storia del cane orso che ha commosso i social finalmente sta riprendendo a camminare, quindi da seguirla tutta ad un fiato, e poi ovviamente nemmeno oggi possiamo far mancare la nostra buona notizia. L'impresa CS Costruzioni si aggiudica l'appalto per l'esecuzione dei lavori in via Cappuccini, dove sorgerà la pista ciclopedonale. 5 offerte sono arrivate in comune all'avviso bandito. Il ribasso dell'11,66% è stato decisivo al momento dell'apertura delle buste per la procedura negoziata. L'importo per l'appalto a base d'asta è stato di 185.265 euro. Si tratta di un intervento importante inserito nel piano triennale delle opere pubbliche 2019-2020 che con il contributo economico del COGES andrà a migliorare la sicurezza stradale in un tratto che per troppo tempo è stato teatro di numerosi e gravi incidenti stradali, sottolinea l'assessore comunale lavori pubblici Salvatore Zavarella. Con la rotatoria che da pochi mesi è entrata a pieno regime in quel bivio tra le tre realizzate di recente, con grande impegno dell'amministrazione si è risolto un annoso problema anche per la viabilità. La pista ciclabile è un intervento migliorativo che agevolerà i pedoni e i ciclisti che potranno attraversare quel tratto in tutta sicurezza e transitare su via Marane in tranquillità. L'assessore ringrazia gli uffici per il lavoro svolto nonostante lo smart working e le difficoltà del momento. Il cantiere aprirà entro la fine dell'anno. L'incrocio killer intanto può contare da qualche mese della famigerata rotatoria anche via Montesanto. L'opera è stata realizzata mentre a bivio di via Pola si sta procedendo con il completamento dei lavori per la rete fognaria. Una vita spesa per la sua comunità, per i malati, per gli anziani, per i più bisognosi. Si è spento ieri il parroco di Vito Rito, parroco emerito, Monsignor Mario D'Abrizio, alla veneranda età di 93 anni. Per ben 53 anni l'anziano sacerdote è stato a servizio della comunità parrocchiale vittoritese. Sempre molto attivo e generoso, 2 anni fa, nonostante l'età avanzata, ha scritto e pubblicato un libro dal titolo Papi e Giubileo nella storia, un excursus nella storia della Chiesa di oltre 700 anni. Don Mario, per le sue spiccate doti culturali, è stato scrittore, storico, saggista, autore di un periodico mensile illustrativo della parrocchia di Vito Rito per 50 anni di vita, unico nel suo genere. Cordoglio e commozione per la scomparsa del sacerdote ha espresso anche il sindaco Carmine Presutti, a nome dell'intera comunità del paese. Oggi giorno dell'addio a Don Mario, una parola scomposta dal dolore ma ricomposta dalla speranza.
Era rimasto paralizzato nella parte posteriore, non riusciva più a muovere le zampe e la coda. Una rara malattia l'aveva immobilizzato, tanto che piano piano si stava spegnendo. Lui, così grande e grosso, ma sempre pronto a giocare con tutti, era diventato la mascotte del piccolo quartiere di Vittorito, dove era cresciuto. Orso è un pastore abruzzese di 11 anni, compagno inseparabile di Gaetano, proprietario del frantoio di Vittorito. Dal mese di giugno, da quando si è manifestata la malattia, l'uomo non si è perso d'animo. Senza badare a spese, ha iniziato a girare tutti i veterinari della zona pur di salvare il suo cane, che nel corso degli anni era ormai diventato parte integrante della famiglia. Dalla disperazione dei primi mesi, quando i vari veterinari consultati gli hanno detto che non c'era più niente da fare, è riuscito a trovare il modo di far riaccendere un filo di speranza. E questo grazie a un bravissimo veterinario che dal mese di luglio si sta prendendo cura di lui. Dopo 4 lunghi mesi di riabilitazione, Orso sta ritornando a camminare contro ogni previsione. Il video che ne mostra i primi movimenti sta facendo il giro del web. Ha commosso tutti, è arrivato a 10.000 visualizzazioni in meno di 24 ore. Dall'inizio di novembre ha cominciato a fare i suoi primi passi fino a l'altra settimana, quando ha iniziato a muoversi con più decisione. Se tutto andrà bene, Orso, che da luglio si trova nel centro di riabilitazione ZAR di Giulianova, per Natale potrà tornare finalmente a casa. Un bel pacco da mettere sotto l'albero, al termine di un anno molto difficile per tutti. È sabato sera e la nostalgia di cene rimpatriate si fa sentire. Tutti avvertono un pizzico di solitudine nel tepore domestico, tra il camino acceso e la TV che diventa l'osservata speciale. I pazienti Covid, isolati e chiusi nella loro stanza, ancora di più. Per questo l'amministrazione comunale di Villa Lago ha fatto recapitare a casa delle famiglie contagiate una pizza al piatto per dare un segno concreto di vicinanza in un momento di smarrimento e difficoltà. Dalle margherite alle capricciose, passando per la quattro stagioni, il comune restituito quel gusto che il Covid ha tolto, tra sintomatologia e metafora, strappando un sorriso ai contagiati e a quanti hanno cominciato a negativizzare. Questa sera, con questo piccolo gesto di vicinanza, speriamo di aver trasmesso un po' di serenità a tutti coloro che vivono questa situazione, anche lontani dai propri affetti, fanno sapere dell'amministrazione. Siamo certi di aver fatto cosa gradita, restiamo vigili, a vostra disposizione. Con la pizza è stata consegnata anche una lettera ai cittadini colpiti dal Covid, attraverso la quale il Comune ribadisce sostegno e vicinanza fattiva, ma reitera l'appello al rispetto delle vigenti misure anticontagio. Sono piccoli gesti che scaldano il cuore nel primo sabato di zona rossa, un modo per far lavorare anche le pizzerie del paese che hanno preparato l'impasto e hanno sfornato le pizze della solidarietà, condite con quel pizzico di umanità che anche di questi tempi sembra svanire. Prima di chiudere, gli aggiornamenti arrivano sempre sul fronte dell'emergenza Covid-19. Con il bilancio di questa giornata del 23 novembre, siamo ora in grado di presentarlo, che conta un morto e 56 nuovi contagi nel centro Abruzzo. Si tratta di un anziano della Valle Subequana che è morto nell'ospedale di Chieti dove era ricoverato, il paziente della dialisi che qualche settimana fa ha avuto bisogno delle cure ospedaliere e fu ricoverato nella shock room del nuovo pronto soccorso di Via Montesanto, risultò positivo al tampone, cosiddetto ricovero fuori protocollo. Oggi la notizia purtroppo del decesso, ma essendo dializzato c'era un quadro clinico pregresso, questo va detto per onestà intellettuale. I nuovi casi Covid sono 56, quindi è in atto una stabilizzazione, però ovviamente non è il caso di abbassare la guardia, soprattutto per questo fronte ospedaliero ancora da definire in vista del Natale e in vista anche di quello che potrebbe accadere. Quindi per la mappa del contagio, noi rimandiamo sempre al nostro sito internet www.ondatv.tv, dove potete seguire tutte le notizie aggiornate. Davvero tutto per questa edizione. Onda Rigi torna domani. Grazie per essere rimasti con noi. A tutti una buona serata.